Claudio Cipolla, siamo a un anno dalla firma dell'accordo di Ast. Ecco, non è una celebrazione però, avete detto voi. Sì, la prima cosa che abbiamo detto è che non vuole avere il senso questa iniziativa di una festa di compleanno. È un'iniziativa sindacale che abbiamo ritenuto utile e giusto fare ad un anno dall'accordo per fare un'analisi oggettiva di quello che è lo stato dell'arte rispetto alle vicende dell'aste. Vertenza, contenuti dell'accordo, stato di applicazione dell'accordo, criticità che nell'accordo già c'erano e che oggi intendiamo risottolineare per rimotivare una iniziativa comune di tutti i soggetti che hanno partecipato alla stesura di quell'accordo per rilanciare le produzioni ternane e per, partendo da questo, sviluppare un ragionamento di industria, di occupazione e di buon lavoro sul territorio. L'industria ternana, oltre alla crisi, pure di rumors ce ne sono parecchi. Questa crisi è davvero superata? La crisi è stata una crisi lunga, una crisi devastante per questo territorio, una crisi che hanno pagato soprattutto i lavoratori e i lavoratori dipendenti. Questo tessuto economico è stato sicuramente indebolito dal punto di vista lavorativo, dal punto di vista produttivo, dal punto di vista, lo dicevo prima, economico. Dire che è superata, forse è un po' azzardato. Sicuramente abbiamo segnali che ci mettono nella condizione di provare a fare dei ragionamenti che sfidano il futuro. E quindi, partendo da quello che abbiamo, partendo dalle risorse che questo territorio ha, partendo dalle nostre materie prime, una di queste è l'acciaio, vedere se possono esserci progetti concreti e oggettive situazioni di sviluppo che possono risollevare questo territorio dal punto di vista economico e dal punto di vista lavorativo. Ecco, ambiente, investimenti, occupazione, che cosa chiedete alla Thyssen? Ma alla Thyssen, noi il 10 di dicembre abbiamo già in programma un incontro. Faremo la verifica delle cose fatte rispetto all'accordo e chiederemo alla Thyssen gli impegni concreti per il futuro, per capirci se è vero che la ristrutturazione l'abbiamo fatta e completata, dobbiamo entrare nella fase dello sviluppo e del rilancio. Quindi come Thyssen si impegna concretamente su questo territorio per aumentare le produzioni, aumentare la qualità, fare investimenti sugli impianti, quindi fare dei ragionamenti che siano di sviluppo e di rilancio di queste produzioni, non solo per questo territorio, ma per le potenzialità che gli acciai speciali hanno per l'intero paese. Accanto a questo, partendo da queste questioni, noi vorremmo continuare ad affrontare le cose che ormai da tempo diciamo. Questione degli appalti, questioni ambientali, nuovo sistema di relazioni sindacali. Su questi tre argomenti, noi la sfida, insomma, la lanciamo e siamo disposti ad accettarla rispetto a quello che potrà determinarsi nei giorni e nelle settimane future. Rispetto alla carenza di argon, le conseguenze che sono state ipotizzate, quanto sono plausibili? Ma le conseguenze sono conseguenze oggettive. È venuta a mancare una materia prima e quando mancano le materie prime per un'azienda produttiva è evidente che si ferma la produzione. Ma dietro questa questione, dal nostro punto di vista, c'è un problema ed un ragionamento più complesso che bisogna fare. Ah, se c'è un problema che va affrontato all'interno dello stabilimento oggi è il problema di gestione e organizzazione. Che al di là dell'accordo, al di là degli aspetti positivi, al di là degli aspetti negativi, al di là dei giudizi, al di là di tutto quello che ci siamo detto, non dobbiamo perdere di vista il fatto che comunque un numero considerevole di persone è uscito, che le difficoltà organizzative ci sono e che comunque dal punto di vista gestionale servono capacità di gestione e serve una conoscenza del ciclo produttivo perché un'azienda complessa come la nostra per funzionare bene deve avere le competenze giuste che la fanno funzionare bene. Quindi questo è uno dei problemi che ci sono, è uno dei problemi che da tempo stiamo provando ad affrontare con l'azienda e sarà oggetto anche il 10 con l'incontro con l'amministratore delegato di approfondimento e di
di verifica, quindi capire se su questo c'è la reale volontà di far funzionare questa azienda, passatemi la battuta, come un orologio, che se non funziona come un orologio le disfunzioni organizzative di approvvigionamenti, di acquisti, di altre cose ci sono, e sono cose che vanno purtroppo a scapito delle produzioni. Senta Cipolla, qui ci sono il sottosegretario Bellanova, c'è anche la presidente della giunta regionale Marini. Ecco, che cosa chiedete in questo momento alle istituzioni? Noi nazionali e locali. Noi chiediamo alle istituzioni, le abbiamo invitate intanto per ragionare con loro sullo stato dell'arte dei loro impegni. Quindi, siccome non era solo un accordo tra sindacato ed azienda, ma c'era governo, istituzioni e Confindustria, chiedere ai soggetti che hanno firmato quell'accordo se quegli impegni che si sono presi stanno andando avanti e a che punto sono. Prima questione. La seconda questione, sulle problematicità che oggi noi riscontriamo all'interno del sito, da una parte, sulle questioni relative allo sviluppo e sui temi che prima dicevo, appalti, ambiente e relazioni industriali, sentire qual è l'opinione di questi soggetti, perché crediamo che queste questioni debbano essere affrontate insieme con un lavoro di squadra. Non possono essere affrontate con le magliette dei tifosi, dove ognuno pensa di avere ragione a discapito dell'altro. Cioè, la questione ambientale io credo che sia una questione che riguarda tutta la comunità, non riguarda solo le organizzazioni sindacali o l'azienda, riguarda le istituzioni, riguarda gli organi competenti, riguarda il comune, riguarda la vivibilità di una città. Allora, su questo capire quali sono le idee in campo e ragionare per migliorare qualità della vita e del lavoro. Grazie. Claudio, scusa. Sì.